Buongiorno a tutti, ovviamente grazie della presenza, molto numerosi, mi fa piacere. Ci tenevamo oggi a dare un aggiornamento su quello che è lo stato di avanzamento del progetto stadio, del nuovo stadio su cui stiamo lavorando, la società e il comune insieme. Ci teniamo anche perché io mi ero preso un impegno politico durante le varie commissioni consigliari, la seduta di approvazione del progetto, ho detto che il progetto non sarebbe stato immutabile e definitivo, si trattava di uno studio di fattibilità, noi eravamo in realtà già in lavoro sulle modifiche, sul miglioramento di quello che era un punto di partenza e non un punto di arrivo. C'è stata, credo, una grande sintonia con la società, sia dal punto di vista, diciamo, politico nostro e di visione della proprietà, ma anche tecnica su quelli che erano gli aspetti che necessitavano di miglioramento. E ovviamente i tempi, come ci siamo detti, non permettono di arrivare ad accantierare, come avremmo voluto in origine, al termine di questa stagione sportiva. Abbiamo ritenuto che questo tempo andasse sfruttato per riuscire a tirare fuori il progetto migliore per Parma in assoluto. Lo stadio rinnovato è un'opportunità non solo per il Parma Calcio, lo abbiamo già detto, ma per la città tutta, ed è un'opportunità che vogliamo cogliere, ma vogliamo farlo nel modo migliore possibile, cercando di riuscire ad integrare, ad accogliere nel progetto tutti quegli stimoli, quelle riflessioni che sono arrivate in questi mesi da una discussione che credo che sia stata la più trasparente possibile. Io non ricordo a memoria negli ultimi anni una discussione così larga su un progetto per la città, e io di questo sono personalmente molto orgoglioso. Lasceremo in qualche modo in eredità alla prossima amministrazione un progetto che credo che sarà migliore di quello che abbiamo discusso in commissione consigliare. Io qui mi fermo perché vorrei poi lasciare la parola al Presidente Kraus per dare magari qualche dettaglio in più, visto che insomma c'è stata veramente una grande apertura, questo ci tengo a sottolinearlo, una grande apertura, una grande disponibilità ad accogliere da un lato quelle che erano le proposte, le migliorie, le valutazioni, anche alcune perplessità che potevano arrivare non solo dall'amministrazione ma anche dalla cittadinanza, che ritengo abbia in larga parte apprezzato questa volontà di investire, ma abbia posto delle questioni serie su quello che può essere, l'opportunità che può generare, ma anche gli errori da non commettere nello sviluppo del nuovo progetto. Quindi questo, dal mio punto di vista, va anche un ringraziamento alla società, appunto, per aver voluto fare questo pezzo di strada maggiormente a stretto contatto, perché se il preliminare è stato realizzato, diciamo, in tempi anche più ristretti e magari meno concertati con l'amministrazione, sul definitivo credo che si stia facendo un lavoro egregio che permetterà a Parma di avere uno stadio cucito su misura all'altezza delle aspettative dei parmigiani. Grazie a tutti. Buongiorno. Again, this will be in English. Mi dispiace. One day. First, thank you, Vice Mayor. Thank you to the Mayor. Thank you to all of you for coming out today. It's a great topic for me to talk. Buongiorno anche a voi da parte mia. Scusate, mi devo esprimere in inglese, ma un giorno ce la farò. Vorrei intanto ringraziare il Vice Sindaco e il Sindaco per essere qui oggi e tutti voi appunto per essere qui con noi in questa giornata. I think, as the Vice Mayor said, as we've talked about the stadium for the last 12 months or more, we continue to get smarter, all of us, on what is the perfect stadium for the city of Parma. Vorrei ringraziare il Vice Sindaco per le parole che ha detto. Ormai, quindi, insomma, parliamo di questo stadio ormai direi da 12 mesi probabilmente, e continuiamo a diventare sempre più smart, sempre più bravi, per così dire, rispetto alla possibilità di sviluppare quello che sarà la struttura perfetta per questa città. And I think the process that we have
for any type of construction approval is one in which everyone has a chance to give their input on what can improve the project. E il processo che è stato appunto messo in piedi anche in termini di approvazione per la costruzione dà davvero a tutti l'opportunità di fornire il proprio input, il proprio feedback, quindi le proprie indicazioni per arrivare a quello che è il progetto migliore. And I think also as you look at the images of the renderings that are computer generated, those don't always mimic or replicate what that final product is going to be. Vorrei anche dire però che quando si guardano le immagini dei rendering che sono, come sapete, generate appunto dal computer, non sempre le immagini che vedete riflettono con perfezione e con precisione quella che poi è la realtà. And I've had the opportunity, well, I had the opportunity, gosh, about 20 months ago to buy Parma Calcio, and since that day I have spent about the same number of nights in Parma in a hotel that I've spent in my own home in Iowa. Devo dire che ho avuto l'opportunità in questi ultimi 20 mesi, dal giorno in cui ho acquistato il Parma Calcio, di trascorrere lo stesso numero di notti in un hotel qui a Parma rispetto al numero di notti che ho trascorso a casa mia in Iowa. No offense, I'm not proud of that fact. Naturalmente senza alcuna offesa, non sono orgoglioso di questa cosa. But I say it because for me I'm not someone coming in this morning to have an opportunity to talk to you. I'm someone that when you've heard me talk before, I talk about my commitment, my family's commitment to doing what we think is best for the city of Parma. E lo dico perché io non sono una persona che è arrivata qui stamattina e vi vuole raccontare come stanno le cose. Se mi avete già sentito parlare sapete che io parlo di quello che è il mio impegno e l'impegno della mia famiglia per questa città. And I've had a blessed life. I'm blessed with 5 children, 2 grandchildren so far. And we look at what we do as a family business, and a family business that's here for many generations. Io ho una vita, appunto, che ha definito benedetta, nel senso che nella mia vita ho avuto 5 figli, 2 nipoti per ora, e ho un'azienda che però è un'azienda familiare, ed è un'azienda che è qui per restare, per continuare a lavorare nel tempo. So, my commitment, our commitment as a family is to make what we think would be that wonderful stadium for Parma with some development around it to enhance the city and to enhance what we have there at the stadium. Allora, il mio impegno e il nostro impegno come famiglia è quello di creare uno stadio bellissimo per la città di Parma, cercando di promuovere e migliorare quello che c'è appunto intorno allo stadio e nella città. And it's also about taking a piece of very important real estate in the city and having to be used more than 20 days a year. Anche vedere col fatto in realtà di prendere una struttura immobiliare, se mi permettete questo termine, e cercare di utilizzarla più di 20 giornate l'anno. And the location is the location that is perfect for the city and really the only location possible to be able to create the energy, the excitement and the positivity some development around it can do. E il luogo dove si trova è davvero il luogo perfetto per la città ed è l'unico luogo possibile per creare quell'energia, quell'emozione, quella positività che permette anche poi di sviluppare quello che si può creare intorno alla struttura. And so for us it's about how do we partner with the city, how do we work through these next approval processes to get us to a point to have that wonderful new asset for the city, the community, and of course, Parma Calcio to use.
Quindi per noi ha tutto a che vedere con il fatto di cercare di lavorare insieme alla città in questo processo, che è anche quello che è legato naturalmente alle nuove fasi di approvazione del progetto, per riuscire ad arrivare ad avere questa meravigliosa struttura, che sarà una struttura per la comunità, per la città, per la popolazione di Parma e naturalmente per il Parma Calcio. And as we partner, we talk about things like innovation, about the environment, about the climate with the city, because those things are important to the city and also important to our company and my family. E naturalmente in questa collaborazione con la città parliamo di innovazione, parliamo di ambiente, parliamo di clima, perché sono valori che sono importanti per me, per noi come azienda, per la città e anche per me, per la mia famiglia. And I think we have a, unfortunately, but a unique opportunity today when we have the PNRR funding available to do projects like this. E purtroppo, da un certo punto di vista, ma abbiamo anche l'opportunità unica in questo periodo di avere la disponibilità dei fondi del PNRR per progetti di questo genere. And as I mentioned, from a family standpoint, and I apologize, I'll speak a little American here, that things like corporate social responsibility, things like diversity, equity, inclusion are extremely important to us. E adesso faccio un po' riferimento a quella che è la mia famiglia e anche a quelli che sono i nostri riferimenti più americani. Noi parliamo tanto di questo CSR, quindi Corporate Social Responsibility, la responsabilità sociale delle aziende, che hanno a vedere con altre cose, che sono la diversità, l'equità e l'inclusione. And when we talk about those things, I can promise and assure you that we're going to do what we can to make this the most sustainable, viable project that we can, but also and equally a project that is inclusive to the city and the people of Parma. Parlando di queste cose, parlando di questi argomenti, io voglio assicurarvi che faremo tutto ciò che sarà in nostro potere per fare sì che questo progetto sia un progetto quanto più sostenibile, fattibile, quindi un progetto anche inclusivo per la città e per la popolazione della città di Parma. And I think, again, unfortunately, the timing is good to talk about inclusion when we look at what's happening with the war in Ukraine. E purtroppo i tempi che corrono rendono ancora più pressante l'argomento dell'inclusione se pensiamo a quello che sta accadendo con la guerra in Ucraina. And I'm not here to make political statements, but it's a harsh reminder for us that all of us can try to be more inclusive, and I think that those types of responsibilities are ones that we want to take as a company and as a family. Io naturalmente non sono qui per fare dichiarazioni di natura politica, ma purtroppo quello che accade ci ricorda in modo molto violento, in modo molto difficile, che l'inclusione è qualcosa che per noi è molto importante, qualcosa che vogliamo fare, qualcosa che rappresenta, qualcosa che, per cui noi portiamo grande rispetto, e quando parlo di noi come azienda e come famiglia. And I again apologize for saying this in English, but it's less painful for you to have me do it this way, and I look forward to a quick decision-making process with the city. We appreciate all the feedback the citizens, the government has given us to date to make this as great and long-term project as it can be. Intanto si scusa nuovamente per avere dovuto farvi queste dichiarazioni in inglese, dice sicuramente vi è andata meglio così con la traduzione, dice comunque vorrei dirvi che davvero non vediamo l'ora di riuscire a portare avanti questo progetto, speriamo appunto che il processo decisionale sia il più rapido possibile, siamo molto felici di avere ricevuto e di accogliere quelli che sono i feedback e le indicazioni che vengono dai cittadini, quindi tutto questo in vista di un progetto che appunto speriamo sia il più importante e interessante possibile. Grazie. Allora, intanto
Mi fa piacere che siamo qui e ringrazio il Presidente Kraus perché secondo me anche oggi ha dato un'immagine di serietà e di, come dire, insomma di trasparenza, ormai termine un po' abusato dal punto di vista politico, però del rappresentare una volontà in modo chiaro, senza dietrologia. Io non sono convinto che nel mondo del calcio, e qualcuna purtroppo in questi anni ne abbiamo vista, sia tutto così lineare e che ci sia una proprietà della quale secondo me noi dobbiamo essere fortunati e fare però la nostra parte, il nostro ruolo, ma avere una proprietà che punta al fare un'attività che costa decine di milioni di euro, ma con la disponibilità di correggere, di lavorare insieme per, come dire, modificare degli aspetti per come erano usciti. Secondo me non è scontato, secondo me questo bisogna sottolinearlo. Dall'altra parte noi abbiamo fatto un grande lavoro, do merito ovviamente al vice sindaco, a Marco Bosi, sull'ascolto, tante commissioni consigliari, anche dei contributi che sono arrivati dai vari gruppi e dai vari consiglieri su criticità o comunque punti di vista da affrontare. Tante parole sono state dette dal punto di vista dell'impatto ambientale, io dico dell'impatto della viabilità, dell'impatto stesso del, come dire, un po' dell'immobile. Prima si è detto, insomma, l'immagine rappresentata e forse, come dire, mal tradotta, non dal computer sicuramente, ma visivamente poteva dare un impatto molto più monolitico di quanto abbiamo detto poi a parole, cioè un impianto più piccolo in altezza e in dimensione, ma se uno guarda l'immagine forse poteva essere tratto in inganno. Quindi avere più tempo dopo i passaggi già fatti per riaprire, come dire, la discussione e l'ascolto, per ricondividere alcuni di questi aspetti con la città, con i cittadini, con il prossimo, con la prossima amministrazione, dà la possibilità di essere maggiormente consapevoli dell'impatto di quest'opera, dell'impatto positivo, io lo chiamo sempre in chiave positiva, perché avere uno stadio nuovo, lo dicevo prima come battuta, ma noi ce l'abbiamo in programma da 10 anni, cioè non è una novità che noi per 10 anni abbiamo detto che secondo noi quello era il luogo per riqualificare lo stadio. Uno stadio che però aveva necessità, in termini, è stata citata la parola inclusione, il tema dell'accesso con le persone con disabilità, affrontato, diciamo, alla bene meglio in passato, qua avrà invece una risposta completa in tutti i settori, che è quello che, insomma, strutture moderne all'avanguardia devono garantire. Il tema della visibilità in generale, il tema dei servizi nelle diverse, come dire, nelle diverse posizioni dello stadio. Quindi, voglio dire, porteremo a Parma dei servizi aggiuntivi, delle potenzialità aggiuntive, senza quello che leggiamo anche solo nelle altre città. Perché se noi guardiamo quello che sta succedendo a quello che era successo a Roma, quello che sta succedendo a Milano, piuttosto che in altre città, io penso che siamo in un contesto completamente diverso, dove non ci sono costruzioni accessorie, anzi abbiamo detto ci sono delle riduzioni delle funzionalità aggiuntive. Insomma, il tema di farlo funzionare più dei 20 giorni all'anno è sempre stato un must, ma da sempre avere una struttura così grande e impattante, forse non userei il tema immobiliare, ma una struttura così grande e impattante che è aperta solamente 20 giorni all'anno, dal mio punto di vista è un peccato. Noi possiamo fruirla, anche qui abbiamo avuto tante volte delle discussioni, dei confronti su dove svolgere alcuni tipi di attività musicali nei vari parchi che magari non erano attrezzati o avevano degli impatti. Questo è un luogo, in tutti gli stadi d'Italia, è anche un luogo naturale per questo. Quindi io dico, ci sono solo vantaggi in questo tipo di operazione. Quello che è un impegno della giornata di oggi è anche tornare maggiormente a condividerlo, in modo che non ci sia da chi, in modo comprensivo, li comprendo, abbia sollevato delle obiezioni, non ci siano però alibi, perché le cose si sono dette, i passaggi si sono fatti, alcuni hanno fatto esempi di altre città che non hanno fatto percorsi diversi, li hanno solo raccontati in un modo diverso. Allora, visto che noi non pensiamo di essere secondi a nessuno e da meno a nessun'altra città, siamo qua apposta per rinnovare la volontà
di realizzare in tempi i più brevi possibili, compatibilmente con le necessità sia burocratiche che amministrative, l'opera, e anche però di fare in modo che ci sia la più ampia condivisione possibile con i cittadini del quartiere, a partire dal quartiere, ma di tutta la città, perché opere strategiche come queste sono inevitabilmente di una città, al di là del quartiere dove si insedia. Quindi oggi eravamo qua per ribadire questo percorso e rinnovarlo, dando, come dire, passando un po' il testimone in modo ideale poi alla futura amministrazione. Sono andato troppo veloce. No. In my English, I can speak English all the time, but my speech is shorter in Italian. In italiano avrei parlato meno. Short question. Ho sentito parlare di possibili correzioni, cos'è? No? Le chiedo quali potrebbero essere queste correzioni e se possono riguardare anche questo tema dei volumi del Nordland nel contesto del quartiere. I think as the mayor said, I think the perception of the volume may be different than what the actual volume is. And I think that's important to say that we want to build something there that fits into the city, that not overshadows the city. So when you... I'll stop. Come diceva, non grande stadio. Come diceva appunto il sindaco poco fa, probabilmente c'è una differenza tra la percezione dei volumi e quella che è la realtà dei volumi stessi, della struttura. È importante, credo, dire di nuovo che noi vogliamo davvero costruire una struttura che si inserisce bene nella città e che non la sovrasti. But I do think, like the mayor said, things like mobility are things that have gotten enhanced over the time and the feedback. But the process is a very iterative process where we get feedback from citizens, people, government, and you continue to evolve what that stadium is from just an image into something that is the representation of everybody's input to what that best project could be. E come diceva sempre il sindaco, anche l'aspetto della mobilità intorno allo stadio comunque è cambiata nel corso del tempo grazie al feedback, grazie alle informazioni e alle indicazioni che abbiamo ricevuto. Come puoi immaginare, si tratta di un processo che appunto tende ad includere feedback e informazioni che provengano dai vari livelli, appunto d'amministrazione, cittadini e chiunque altro, tutti gli altri stakeholder, quindi portatori di interesse che sono coinvolti. Quindi è un progetto che si evolve a partire, che si è evoluto dall'immagine iniziale, cercando di inserire questi altri vari elementi che sono intervenuti nel corso del tempo per arrivare al miglior progetto possibile. Chiedevo al vice sindaco Bosi invece qual è la roadmap, se avete dei tempi, insomma, se possiamo avere i possibili tempi dettati appunto anche da questo confronto, queste correzioni. Allora, diciamo che la scelta di depositare il progetto definitivo ovviamente spetta alla società sportiva. Come anticipavo però prima, c'era un obiettivo che ci eravamo dati, che io stesso avevo dato alcuni mesi fa, di arrivare a fare il cantiere al termine della stagione sportiva, un obiettivo oggettivamente non più raggiungibile, e traslando di fatto in avanti di un anno, vuol dire che comunque, se anche fosse depositato, diciamo, in questo mandato, la discussione vera e propria, soprattutto a livello politico, perché quello tecnico in qualche modo è già cominciato, anche se non c'è la conferenza dei servizi aperta, sarà all'inizio del prossimo mandato. Questo è evidente. Ricordo che sono 120 giorni il tempo massimo che la legge prevede per l'approvazione del progetto definitivo e 90 giorni per l'espletazione della gara. Se vogliamo evitare di trovarci, dovremmo andare un'altra volta. Credo che sia corretto, diciamo, all'inizio del prossimo mandato aprire la discussione, riaprire la discussione, diciamo, dal punto di vista politico, una discussione che di fatto inevitabilmente non si interrompe perché la campagna elettorale pone la discussione in città e il posizionamento delle varie forze politiche. La mia è sempre stata molto chiara, ma
qualche modo oggi ci tenevo, lo ribadisco, anche se l'ho già detto, a dire che il voler portare avanti questo progetto non vuol dire fermarsi all'approvazione di alcuni mesi fa ormai, ma lavorare per il progetto migliore possibile. Insomma, sono convinto che tante delle cose che sono emerse in questi mesi siano già state recepite in quello che è un work in progress. Un po' è stato citato il tema della sostenibilità, aggiungo il tema della mobilità e faccio un passaggio, mi sono dimenticato prima ma mi fa piacere dirlo adesso. Chi di voi ha transitato davanti allo stadio nelle ultime settimane quando si è deciso che si potesse garantire la sicurezza senza bloccare il traffico, avrà, forse non avrà neanche percepito che giocava al Parma, a meno che non alzasse la testa e vedesse i fari accesi, a dimostrazione che lo stadio non è un problema, è un'opportunità, è uno stadio moderno che avvicina le zone di filtraggio all'immobile, permette di avere anche un minor impatto sulla mobilità all'interno del quartiere anche il giorno della gara. Quindi credo che da questo punto di vista ci possa essere una grande opportunità di miglioramento e considerando che lo stadio insomma, è vicino sia al Casinetto Petitot che di fatto al perimetro del centro storico, si sta ragionando come sia possibile in qualche modo avvicinare questi elementi non tanto dal punto di vista fisico ma dal punto di vista dei collegamenti per fare in modo che l'intervento sullo stadio vada a beneficio appunto non solo dello stadio ma anche di quello che gli sta intorno. Fabio, si può dire che sarà il prossimo consiglio comunale del Teatro Ultima Parola? Assolutamente sì, non ci sono i tempi ma l'avevo già detto per chiudere la partita in questo mandato e quindi insomma in qualche modo la decisione finale arriverà dalla prossima amministrazione, al prossimo consiglio comunale, però noi ci teniamo in qualche modo a non fermarci ma a fornire diciamo il miglior progetto possibile, noi intendo non l'amministrazione ma il lavoro che stanno facendo, dico soprattutto i tecnici da questo punto di vista che vanno in continuità perché l'amministrazione cambia ma le persone che ci lavorano ci saranno anche nel prossimo mandato. Potrebbe svilupparsi questa fase di ascolto di maggiore partecipazione verso la città, avete pensato magari a assemblee dei residenti proponire? Io penso che prima di arrivare lì bisogna ultimare in qualche modo le modifiche a cui si sta lavorando, i miglioramenti a cui si sta lavorando, perché credo che se tornassimo oggi le persone avrebbero in testa ancora l'immagine del preliminare presentato ormai, se non ricordo male, il 6 di aprile del 2021. Quindi è passato un anno, in un anno di lavoro ne è stato fatto tanto e i consiglieri comunali durante le discussioni legittimamente ponevano delle questioni che io sapevo essere già state superate nei fatti, ma però loro erano chiamati a discutere del progetto che il Parma aveva depositato a maggio, l'avevamo presentato il 6 di aprile al Tardini, poi depositato a maggio del 2021. Quindi prima di ritornare vorremmo far vedere il lavoro fatto e dimostrare che tante delle questioni poste erano state, saranno recepite poi di fatto dal progetto definitivo. A quel punto vedremo quale sarà un po' diciamo, la reazione diciamo, da un lato delle parti politiche che dovranno esprimersi, ma anche dei cittadini, del quartiere, che penso potranno essere rassicurati nel vedere un definitivo che ha risposto a molte delle loro esigenze. Io, considerando che il definitivo viene depositato dal Parma, è un'iniziativa che parte dal privato, credo di dover lasciare la parola, che se ritengono diciamo, di anticipare qualcosa, non è il mio compito diciamo, spoilerare il lavoro di altri, credo che sia corretto così. Well, I think the one that I mentioned before. The one that I mentioned before was enhancing the mobility that occurs around the stadium. And that's just more about getting more detail and getting closer to what the design is going to be. Allora, uno degli aspetti, l'ho citato anche prima, riguarda un miglioramento della mobilità intorno allo stadio, quindi in termini di ci sarà un'indicazione più dettagliata rispetto a come funzionerà questo aspetto. I think if you think about the process, you start with a project that is more general overall nature, a project that
is some computer-generated images, and then that project evolves. Allora, se voi pensate al processo, quindi si comincia con quello che è un processo un po' più generale, e poi questo, e poi da qui si passa a un'immagine che è un'immagine generata appunto dai computer, con la progettazione fatta attraverso il computer. So you think of it in a sense where you have an idea, you collect more and more ideas to then bring those ideas into a point that is what that final project is. And so it's just the evolution of these ideas to get the project to be more, I'll say precise or exact what you want it to be, but it's just the journey of this more general idea into a final point. So it's a journey of what that needs to be versus knowing all the things up front. Funziona più o meno così, si ha un'idea, si raccolgono altre idee e pian piano le si portano, per così dire, verso un punto, avete visto appunto il gesto che ha fatto il Presidente, verso quello che forse potremmo definire, tra virgolette, quello che può essere il progetto finale, e quindi dall'evoluzione di quelle idee si arriva a un progetto che è più definito, che è più preciso, e quindi piuttosto forse che parlare di una destinazione da raggiungere, parliamo del viaggio, del percorso che si fa appunto partendo da un'idea generale arrivando fino a quello che è il punto finale del progetto. Because you could look at something like what is the environmental impact of the stadium? You don't know what that is at the beginning of the project, you just get smarter to lessen that impact over time of the project. Ad esempio, se guardiamo un aspetto che può essere quello dell'impatto ambientale dello stadio, ovviamente all'inizio del progetto non hai idea di come sarà questo impatto, sta appunto nell'essere più smart, come si diceva prima, nel ridurre questo impatto, il compito di arrivare al progetto finale. Posso chiedere una cosa al Presidente? Se ho capito bene, prima ha fatto riferimento ai fondi della PNRR, se ho capito bene, e chiedevo se ci può dare qualche informazione in più in questo senso, se c'è una possibilità di recepire questi fondi per lo Stato. As the only non-Italian in the room, I may be the wrong one to answer that question. But I, from my understanding, this would be the type of project in which you would look for recovery from this kind of dramatic pandemic time that we're in. Maybe from a political standpoint, maybe one of the people smarter than me, all of you are smarter than me, could answer better. Allora, in quanto unico non italiano in questa stanza, forse sono proprio la persona peggiore. No, te, ma non sono domanda, cioè. Sì, 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 sì. Ma per quello che mi sembra di avere capito. Siamo stati troppo veloci, sì. Per quello che mi sembra di aver capito, insomma, in quanto appunto progetti che servono, fondi che servono per cercare di recuperare un po' le difficoltà che ci sono state per la pandemia, direi che questo potrebbe rientrare in quanto appunto progetto perfetto per questo tipo di attività. Scusa. Noi non abbiamo al momento partecipato a bandi con lo stadio, per il rinnovamento dello stadio. Credo che, visti anche un po' i tempi, sia difficile immaginare che sia un'operazione che possa portare a termine questa amministrazione. Quindi mi sento di dire che le priorità in termini di investimenti, oltre a quello che è già stato in qualche modo acquisito, portato a casa da questa amministrazione, quello che va oltre, credo che sia corretto che lo valuti la prossima amministrazione. Ci sono alcune città che hanno fatto questo tipo di scelta. In realtà in questi giorni notavo un po' come in Italia si dividano in due le casistiche relative al rinnovamento degli stadi. Da un lato ci sono quelli interamente rinnovati dalla città sportiva, in cui però il progetto si regge fortemente su un intervento immobiliare non sportivo, cito Milano,
Dall'altro lato, quando si è voluto in qualche modo alleggerire l'intervento e fare in modo che fosse solo ed esclusivamente sullo stadio, quindi senza una grande redditività, si è chiesto un aiuto all'ente pubblico. È successo così a Bologna e succederà, pare, così a Firenze. Noi abbiamo in questo momento la fortuna di avere una società sportiva che non chiede di fare interventi immobiliari che non hanno a che vedere col calcio a sostegno dello stadio, quindi uno stadio che rimane solo stadio, perché non c'è neanche gli spazi per fare altro, nonostante le gestali, come sapete, permetterebbe di farli anche da un'altra parte, noi non l'abbiamo voluto prendere in considerazione, e nonostante questo paga interamente l'intervento. Noi abbiamo sempre detto, io lo ribadisco, dal mio punto di vista, viste le limitate risorse, diciamo, a gestione diretta del comune, quindi non i bandi che arrivano da altre parti, devono essere destinate alle priorità che dal punto di vista edilizio però non sono sempre state le scuole, l'abbiamo sempre detto. Se dovessero aprire altri scenari, altre opportunità con fondi che dovessero arrivare ad hoc, non mi sento di escluderlo, in questo momento non è una cosa concreta. Well, I think, as Marco was saying, there's been a lot of work happen on this project over the last almost 1 year, and we'll continue to work on the project over the next couple months, even though we cannot get approval because of the time towards the election. Our plan is to not have us be the constraint in the project. Come diceva appunto il vice sindaco prima, è stato svolto molto lavoro su questo progetto nel corso degli ultimi 12 mesi e noi naturalmente continueremo a lavorare anche nel corso dei prossimi 2 mesi, sebbene appunto l'approvazione definitiva, poiché ci saranno le elezioni, non è possibile ottenerla adesso. Il nostro piano ovviamente non è quello di dire, essere noi stessi un intralcio per quello che è la nostra attività. I'm not getting any younger, and so for me, as soon as possible, we will submit that project and hopefully get the approval from the city as soon thereafter that they're able to do it. Visto che qui non si ringiovanisce, you said it. Per quel che mi riguarda, quanto prima possibile, insomma, riuscire ad avere questa approvazione per poter fare sì, insomma, che poi le attività possano cominciare. Grazie. Posso fare una domanda al vice sindaco Bosi, che può essere un grande problema. La domanda è che a parte di sapere che non sono ancora confermate le date di elezione, e quindi questo incide l'agenda. Noi purtroppo viviamo oggi nell'incertezza di non sapere quando terminerà il mandato e di conseguenza neanche quando termineranno quando cominceranno i 45 giorni, diciamo, di ordinaria amministrazione. Questo però non impedisce, se il Parma lo riterrà, di depositare e al RUP di aprire la conferenza di servizi, che è un organo prettamente tecnico e che quindi le valutazioni tecniche potranno partire anche, dico, durante la campagna elettorale. Evidentemente però le approvazioni politiche non potranno arrivare in questo mandato, questo è evidente. Perciò comunque la palla in qualche modo arriverà, io dico, alla prossima amministrazione, credo, questo è il mio auspicio, all'inizio della prossima amministrazione, perché sono convinto che non sarà, comprendendo la legittima ambizione della città di fare, diciamo, il prima possibile, allo stesso tempo un progetto così importante non è una formalità e quindi richiederà un minimo di tempo tecnico di discussione, rispettando un po', io dico, la deadline che io personalmente mi sono dato, che sarà ovviamente competenza poi della prossima amministrazione nel caso a rivedere, di riuscire ad accantierare al termine della prossima stagione sportiva, considerando i tempi che vi ho detto, i 120 più 90 giorni, 120 conferenze più 90 di gara, insomma è bene poi non dormirci tanto su e cercare all'inizio del prossimo mandato di partire in maniera un po' rapida, se la prossima amministrazione condividerà la visione portata avanti fino a questo momento, ovviamente.
Dovevamo fare prima tutte quelle al Presidente, poi esatto. Tutte quelle a noi, così sì. We should have asked first all the questions to you. So the next administration should buy a microphone for everyone. Presidente, le chiedo questo. È possibile che il progetto definitivo venga fatto da uno studio diverso da quello che è stato il preliminare? Confesso la mia domanda di un progetto preliminare che è stato fatto da una realtà. Potrebbe essere anche la stessa realtà che lavora, ma ci sarà un cambio di professionalità che si occupa. Cosa, che attività commerciali ci saranno e quali invece non ci saranno nello Stato? Che è una risposta che la città attende molto. Se lo immagini, sa. So, I'm sorry to say there will not be a come and go, so my business in America. Allora, mi dispiace dire che purtroppo un come and go, che dice la nostra, la mia azienda negli Stati Uniti, quello non ci sarà, purtroppo no, quella non c'è. I think, for me, you know, I very much believe in the concept of buy local. Mm-hmm. Dice allora, per quello che mi riguarda, credo davvero tanto nel concetto del fare acquisti locali, vicinato per così dire. So if we think about what's there, it would be things that would be either indicative or represent the city and the region, or things that would be synergistic with having a football club there at the stadium. E quindi insomma, se possiamo immaginare le strutture che ci saranno, potrebbe essere qualcosa che è indicativo, che in qualche modo rappresenta la città o la regione, o comunque è qualcosa che può essere in sinergia con quella che è la presenza di una squadra di calcio. So the synergia could be something like a palestra or physical therapy or something that you would connect back to sports. E quando parliamo di sinergia, per farvi qualche esempio, possiamo pensare, non so, a una palestra, attività di fisioterapia, insomma, qualcosa che in qualche modo si rapporta agli sport, all'attività sportiva. And then for local, I'd say a gelateria, mi piace. So and a museum. Oh, and a museum. Dice, per quel che riguarda il punto. But no gelato nel museo. Diceva appunto una gelateria, dice mi piace il gelato, e dice sì, appunto giunto appunto il museo, dice sì sì, il museo, niente gelateria, museo. Ci faccio una battuta, e non l'erbazzone, così ci mettiamo, non ci mettiamo lo spazio dell'erbazzone. So, no, we won't have a place selling erbazzone. Non so se lo sa. Sì, sì. Si è parlato di scatto in città, nel risorto, si è parlato di separazione milionaria, che abbiamo visto recentemente, adesso davanti allo Stato, che si è trovato liberamente. Però uno dei problemi che ho scritto, ma già prima che parlavamo per me con i cittadini, è il parcheggio. Come pensate di non salvare il problema? Il parcheggio si arriverà in migliaia di persone, si spera. I would say the first thing we want to do is make the site as accessible as possible to what now we would call alternative means of transportation. Allora, per prima cosa vorrei dirvi questo. L'idea è quella di rendere il luogo quanto più accessibile possibile a quelli che noi definiamo mezzi alternativi di trasporto. So how do we make it easy to bike,
a scooter to walk to the stadium. Quindi come rendere più facile l'accesso tramite appunto la bicicletta, tramite i monopattini, tramite anche a piedi, quindi arrivare più facilmente a piedi allo stadio. And so I think those types of means of transportation just reinforce why the location is a great location and the only location, because you want that low impact accessibility to the stadium. E questi mezzi di trasporto che ho citato rafforzano il motivo per cui il punto, il luogo dove si trova lo stadio è proprio un luogo fantastico, perché si vuole ridurre quanto più possibile l'impatto della mobilità e quindi migliorare quanto più possibile l'accessibilità allo stadio stesso. But I think Marco was talking also about what, as we work with the city, what do we do to make the access, the availability to the stadium as simple as possible, because, you know, we don't want to disrupt things any more than what we have to. Si parlava appunto anche prima con il vice sindaco rispetto alla nostra collaborazione con la città e quindi rispetto a quello che vogliamo fare per rendere l'accesso il più facile possibile. Noi naturalmente vogliamo rendere le cose il meno disturbanti possibile, quindi quanto possibile ovviamente in relazione a quello che realizzeremo. And I would say lastly, by able to almost start from scratch, start from a beginning to enhance the accessibility to the stadium, it makes the situation better than what it is today, because today you've got a situation where it's evolved over 90 years. So it almost has to be an improvement over today. E per finire, l'idea è quella di fare qualcosa da capo, proprio da zero, per migliorare l'accessibilità e quindi rendere l'accessibilità allo stadio migliore di quanto non lo sia attualmente, perché la situazione attuale si è in qualche modo evoluta nel corso degli ultimi 90 anni e quindi naturalmente il nostro obiettivo è quello di cercare di fare sì che sia migliore di quanto non sia la situazione attuale. Una roba io, perché poi ovviamente più un tema cittadino che non della società, è evidente che non ci saranno mai 10.000 parcheggi per 10.000 auto, perché la filosofia è un'altra, quindi c'è un parcheggio di circa 150 posti che serve per rispondere ai problemi di persone con accessibilità, piuttosto a tutte le problematiche societarie di necessità di arrivare sotto lo stadio, comunque vicino allo stadio. Ma quello che dobbiamo valorizzare come città, e come si sta già in gran parte facendo adesso, tolto diciamo i maleducati che ce li abbiamo, che andiamo come dire in piscina o al supermercato, che la mettono dove capita, ma l'ottica è quella di arrivarci, come si diceva prima, e come fa già la stragrande maggioranza degli sportivi oggi, se no a Parma le macchine le avremmo uno sopra l'altra già oggi. Quindi il tema di andarci in bicicletta, come dire, motorino, adesso c'è il monopattino alla bici o col casfall, però le navette ovviamente, quindi il tema è in realtà aumentare la cultura del vado allo stadio in un altro modo, perché magari nel frattempo vivo il quartiere, vado a mangiare una roba, mangio il gelato, ci arrivo con calma. Se ci voglio arrivare all'ultimo e mettere con due ruote sul marciapiede, questo è uno dei problemi culturali che si hanno in tanti tipi di attività su cui bisognerà lavorare, ma è un tema veramente culturale. Però, dicevamo, negli altri, visto se 20 giornate all'anno sono le partite, negli altri 345, però invece il parcheggio è un parcheggio di prossimità che non serve solamente a, come dire, agli spazi commerciali o di ogni genere che ci potranno essere, la palestra o non la palestra, ma al quartiere. All'interno del PUMS, ben prima che ci fosse il presidente Kraus e la possibilità di rifare lo stadio, perché l'avevamo fatto nel primo mandato, c'era la necessità in quel quadrante di avere un parcheggio, cosa che adesso non è presente, un parcheggio di scambio o comunque in struttura. Quindi questo va a rispondere a un problema generale di parcheggio, di mobilità, al di là del tema stadio, che quindi non è un parcheggio, diciamo, pertinenziale che può rispondere
ai tifosi, ma deve rispondere alle necessità tecnico-funzionali e del quartiere negli altri giorni. Che sono quelli, esatto, ma che infatti sono quelli che ci sono e che tante volte, insomma, questo dopo parte del tema culturale di educazione delle singole persone su cui ci sarebbe molto da dire, ma che esula dal progetto dello stadio. Cioè già oggi ci sono i punti, i parcheggi scambiatori, oppure le tifoserie sanno che devono arrivare in pullman, ma certi poi si muovono, come dire, come ne hanno voglia, e questo crea certi tipi di disagio che, ripeto, ci sono, se andiamo a vedere lo stadio, se andiamo a vedere la partita di rugby, quando c'è la partita di rugby con tanta gente, c'è lo stesso tipo di problema, perché è un tema di approccio alle strutture, non solo del mondo del calcio o di altro. Aggiungo solo una cosa. Chi ha vissuto altri stadi, cito Reggio Emilia perché è più vicino, dove essendo fuori città le persone provano a raggiungerlo in macchina, il deflusso, l'impatto sul traffico al termine della partita dura circa 2 ore. Il deflusso dopo la partita del Tardini, del Parma, il Tardini dura 20 minuti. Questo per dire che è un valore il fatto che le persone a Parma in minima parte cerchino di arrivare allo stadio con l'auto, perché l'impatto sul traffico aumenterebbe in maniera significativa, e quindi averlo in una zona in cui si è quasi costretti ad arrivare in bici, a piedi, con le navette che funzionano, perché noi abbiamo tutte le domeniche impegnate tanti autobus, tanti autisti della TEP che fanno anche uno sforzo, perché poi la domenica si va a caricare quello che per tanti sarebbe il giorno di riposo. È, io credo, un grande valore che chi vive altri stadi percepisce, perché il deflusso al termine della partita per lo stadio di Parma, almeno gli stadi che ho visto io, e un po' ne ho visti, almeno una dozzina abbondante, non ha eguali in Italia. Forse solo le altre poche città che hanno mantenuto una struttura tipo la nostra, cito Ferrara, dove sei costretto a scegliere un mezzo alternativo all'auto.